La commissione d'inchiesta sull'alluvione ha ascoltato il presidente Giani e l'assessora Monni. Illustrata in aula l'informativa relativa al nuovo piano regionale forestale. Presentati due bandi del Corecom, Toscana in Spot e La Toscana che fa bene. L'audizione della commissione sull'alluvione. La commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali del 29 e 30 ottobre e del 2 e 4 novembre 2023 in Toscana, presieduta da Elisa Tozzi, ha tenuto un'audizione del presidente della regione Eugenio Giani e dell'assessora regionale all'ambiente Monia Monni. Un'audizione focalizzata in particolar modo sulla situazione degli investimenti. Sicuramente si è aperta un'interlocuzione interessante con la giunta regionale. E sicuramente il lavoro da fare sarà un lavoro di approfondimento di non poco conto, anche e soprattutto per quanto riguarda la parte degli investimenti, perché io credo che sia sotto gli occhi di tutti ormai che non è più possibile che in questa regione, appunto, quando si verificano degli eventi meteorologici che per quanto possano essere eccezionali, poi diciamo mettono di nuovamente in ginocchio a distanza di poco tempo interi paesi, beh, voi capite che quanto mai è opportuno capire soprattutto lo stato dell'arte delle infrastrutture in Toscana. I nostri approfondimenti avranno ad oggetto naturalmente quello che è stato fatto, quello che è stato programmato, quello che non è stato realizzato, anche perché contrariamente a quella che è la narrazione ormai troppo frequente, mi permetto di dire, rispetto a una lamentela continua verso un governo che comunque risorse ne ha messe sul campo e che governa da solo 2 anni e che è, come dire, chiamato in causa di fronte a decenni, permettetemi anche, di mancata programmazione, mancata realizzazione di interventi, oggi addirittura molte colpe vengono scaricate sui comuni per quanto riguarda la rete fognaria, quando sappiamo bene che questo è un onere che spetta ai gestori dei servizi. Ecco, questo scaricabarile onestamente credo debba trovare uno stop, una fine, e da una parte sicuramente l'attività della Commissione dovrà necessariamente aiutare a chiarire anche quelli che sono i costi, quelli che sono il famoso miliardo chiesto al governo Meloni per ricostruire la Toscana. Noi non ci sottraiamo a questo, semplicemente vogliamo capire esattamente dove questi soldi sono stati spesi a fronte di risorse che in Toscana sono comunque già arrivate. Su questi temi non ci si può dividere, ci sono le vite delle persone, le vite perse purtroppo da tante persone, famiglie che ancora piangono i loro morti, e noi abbiamo la necessità di capire cos'è successo anche, per questo il motivo di quella commissione, ma non basta solo capire, bisogna conoscere, capire, apprendere per poi mettere in campo azioni, perché questo è il compito della politica, per fare in modo che non accada più. Apprezzamento per il clima di disponibilità e collaborazione è stato espresso dal vicepresidente della Commissione, Francesco Gazzetti. Il clima è quello della massima disponibilità e si fa sempre più largo da parte nostra come maggioranza la convinzione che questa commissione davvero possa essere lo strumento migliore anche per richiamare tutti, a partire dal governo, a fare il proprio dovere, perché mancano ancora molti finanziamenti e quindi sicuramente il lavoro che porteremo avanti in seno alla Commissione servirà anche a evidenziare questo aspetto e a rilanciare questa richiesta nei confronti del governo nazionale. C'è sicuramente la necessità di mettere mano a un poderoso piano di interventi straordinari, e per fare interventi straordinari servono finanze e soprattutto finanziamenti straordinari, e quelli non possono che arrivare dal livello nazionale. È questo che noi richiederemo con grande forza, ovviamente oltre alla verifica di tutti gli interventi effettuati ed in essere, ma c'è bisogno davvero di questo sforzo ulteriore, e la richiesta, mi auguro, da questa commissione d'inchiesta ovviamente partirà forte e chiara nei confronti del governo nazionale. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha ripercorso in audizione i giorni frenetici del post-alluvione, il quadro ingente dei danni che hanno toccato i territori di 7 delle 10 province toscane. Giani ha poi delineato gli interventi necessari che dovranno riguardare i reticoli idrogeografici minori e anche il sistema fognario. Da qui la necessità di ingenti risorse per realizzare tutti gli interventi indispensabili a fronteggiare le nuove condizioni climatiche. Servono, afferma Giani, fino a quasi 2 miliardi di euro per la realizzazione di tutte le opere necessarie. La regione intanto ha stanziato
stanziato subito i primi 25 milioni. Come precisato ancora da Gianni, per gli eventi del maggio precedenti in Emilia-Romagna sono stati previsti dal governo 1,2 miliardi di euro. Per interventi in Toscana, a seguito dell'alluvione del 2 novembre, servono almeno 400 milioni. Apprezzamento è stato espresso anche dai gruppi di minoranza. La commissione è iniziata in modo positivo, ben organizzata dalla Presidente Tozzi, e sono soddisfatto da un certo punto di vista perché il Presidente Gianni ha ricordato nel corso della sua audizione l'importanza del lavoro svolto anche da parte nostra, in particolar modo da parte della Lega, per quanto riguarda l'attivazione dell'attenzione sulla costa. Al contempo ho ricordato al Presidente Gianni che il suo ruolo di commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico gli consegna una responsabilità sugli eventi, una responsabilità di ordine politico sugli eventi accaduti, anche perché dal governo, sin dal 2010, la Regione Toscana ha ricevuto ingenti risorse per intervenire sui territori più fragili, per prevenire ovviamente situazioni come quelle che invece sono occorse. E quindi ho chiesto che si smettesse questo rimpallo di responsabilità verso il governo, che noi non crediamo assolutamente vi sia. Temiamo che questa commissione in realtà, più che fare luce, possa diventare un oggetto di scontro politico tra il Partito Democratico e le destre, e non è questo l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Per noi sarà importante seguire e seguiremo questa commissione innanzitutto per cercare di capire quali sono le ragioni che hanno scatenato questo evento, anche se in gran parte le conosciamo e sono legate alla mancanza di prevenzione e all'eccessivo consumo del suolo che è stato fatto anche in queste aree, ma soprattutto per cercare di capire anche come evitare altri fenomeni come questo. Ciò che è accaduto in questi ultimi giorni di nuovo in Toscana ci fa capire che il nostro territorio è fragile, estremamente fragile. E queste commissioni, gli esperti che vi parleranno al suo interno, possono aiutarci a capire quali sono le precauzioni e le misure da prendere come amministrazione per cercare di fare in modo che si possa perlomeno mitigare quei danni che probabilmente, visto il cambiamento climatico in corso, saranno inevitabili ancora per molto tempo. È necessario un intervento attento, Agenda 2030, che è dell'Unione Europea, ma soprattutto che il Movimento 5 Stelle ha già anticipato nel 2009, quando è nato, è l'unico strumento che ci può permettere di fronteggiare questa che potrebbe essere una delle grandi, più grandi crisi climatiche che ha conosciuto il genere umano da quando è sulla Terra. Il dibattito sul piano forestale. L'assessora regionale Stefania Saccardi ha illustrato all'Aula l'informativa relativa al nuovo piano regionale forestale, un ricco patrimonio che va gestito e salvaguardato, di cui bisogna tutelare la biodiversità. L'assessore ha ricordato che le risorse regionali disponibili sulla nuova programmazione ammontano a circa 100 milioni di euro. La strategia toscana, ha spiegato Saccardi, si incentra sui seguenti assi strategici verticali: la sostenibilità, la resilienza e la lotta ai cambiamenti climatici, la competitività delle aziende forestali e della filiera foresta-legno, la vivibilità e attrattività dei territori rurali, l'innovazione e la qualificazione degli addetti del settore, la semplificazione amministrativa. Silvia Nofri, di 5 Stelle, che ha dato inizio al dibattito in aula, ha parlato di un piano regionale che parte con premesse accettabili, ma che arriva ad interventi sulla forestazione antistorici e non si cerca di capire le vere cause dei cambiamenti climatici. Quello che completamente manca è la consapevolezza dell'importanza delle foreste per la lotta al cambiamento climatico, cosa che ormai è talmente evidente e assodata, soprattutto in Toscana, dove vediamo i risultati di questi cambiamenti climatici praticamente ogni settimana, con alluvioni e straripamenti. Ecco, qui manca totalmente una visione ambientalista e di tutela delle foreste, a discapito di una considerazione della foresta come fonte di cippato che va a alimentare la filiera della foresta produttrice di energia, a completo discapito della filiera di produzione del legno. Secondo Marco Niccolai del PD c'è bisogno di una gestione del bosco in modo armonico e rispettoso. Il patrimonio forestale è importante. La riflessione che abbiamo fatto oggi in Consiglio ha riguardato una serie di elementi. Il primo, il problema è che c'è una scarsa remunerazione per le imprese forestali.
le aziende, cioè che contribuiscono chiaramente in modo fondamentale a una gestione corretta del bosco. E per questo è importante aumentare il sostegno agli investimenti e all'innovazione. Altro punto che abbiamo chiarito è la questione di come dobbiamo affrontare il problema della frammentazione fondiaria. Noi abbiamo il patrimonio forestale diffuso tra tanti proprietari, molti dei quali non sono neanche imprenditori agricoli. Ci sono delle esperienze nel comune di Pescia, nel comune di San Marcello Piteglio, di consorzi tra proprietari. Noi abbiamo chiesto che questi consorzi vengano ancora di più incentivati e costituiti affinché appunto questo territorio venga valorizzato. Altro punto è la filiera. Sappiamo che un conto è il boscaiolo, un conto è il commerciante del legno. Noi sappiamo appunto che è necessario mettere a rete in modo più forte la filiera, anche appunto per aumentare il reddito in mano poi a chi produce, a chi svolge il lavoro sul territorio. Marco Casucci della Lega ha sottolineato che siamo di fronte ad uno degli atti principali della legislazione regionale, perché oltre metà del nostro territorio è coperto da foreste. Noi dobbiamo essere vicini ai boscaioli, dobbiamo essere d'aiuto noi istituzioni e dobbiamo riflettere su come poter consentire la continuità nella gestione delle foreste, perché molti giovani non continuano più l'attività dei genitori e c'era un importante patrimonio di conoscenze che veniva trasmesso ai giovani. L'imboschimento eccessivo ci preoccupa. Ci preoccupa per tutte le conseguenze che sono evidenti a tutti, l'eccessivo numero di ungulati in particolare, ma anche la questione dei predatori che ci allarma. Dobbiamo trovare il modo di diminuire la burocrazia e far sì che l'attività forestale possa di nuovo diventare un'attività remunerativa. Per il consigliere di Italia Viva, Scaramelli, la tutela dell'ambiente deve essere una priorità. Una discussione importante che mette intanto la priorità sulla tutela dell'ambiente, delle aree boschive molto importanti nella nostra regione. Siamo la regione d'Italia che più di altre ha boschi, che peraltro stanno anche crescendo, e come tale, nel rispetto della biodiversità, dobbiamo creare opportunità di lavoro, dare merito, reddito e opportunità a chi vi lavora, coinvolgendo i territori, le amministrazioni comunali e le unioni dei comuni, e nello stesso tempo creando filiere rispetto alle produzioni che il bosco offre. Il bosco è una ricchezza e come tale va lavorato, va ovviamente mantenuto, e questo può produrre lavoro. È evidente che il piano della forestazione è uno fra i piani di programmazione più importanti che la Regione Toscana svolge. Italia Viva sostiene la relazione del nostro vicepresidente Stefania Saccardi, sostiene convintamente nel merito delle questioni, e fa piacere che l'Aula abbia approvato gli atti di indirizzo collegati che danno sostegno alla nostra visione in merito. I bandi del Corecom. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare ai due bandi su temi sociali indetti dal Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana. Il primo bando, La Toscana che fa bene, promosso in collaborazione con CESVOT, andrà a premiare la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata nel 2023-2024 in Toscana. Possono partecipare enti no profit, ma anche istituzioni pubbliche o soggetti privati che abbiano ideato e diffuso nel corso dell'anno una campagna di comunicazione di pubblica utilità. Il premio di 5.000 euro andrà al soggetto no profit vincitore o, nel caso in cui si tratti di un'istituzione pubblica o soggetto privato, ad un soggetto no profit indicato dal vincitore. La prima edizione del concorso, 2 anni fa, fu vinta dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato. Il secondo bando del Corecom, Toscana in Spot 2024, non abbocchiamo, premierà invece i migliori spot video realizzati sul tema del contrasto alle truffe telefoniche e online. La Toscana in Spot, che è quella legata a fare dei video di massimo 60 secondi rivolti ai residenti in Toscana, a partire dai giovani della Toscana, e quest'anno il tema è quello delle truffe telefoniche, delle truffe telematiche, e il titolo è appunto Non abbocchiamo, per cui noi chiediamo che ci vengano così inviati questi video, che poi verranno premiati, avranno anche dei riconoscimenti economici
con un totale di 10.000 euro, premio da 5.000, 3.000 e 2.000 euro. E questo chiaramente è un tema molto sentito, molto d'attualità e servirà per sensibilizzare la popolazione, a partire dalla popolazione più fragile e vulnerabile. Il CESVOT da sempre è attento alla comunicazione sociale, abbiamo un archivio di più di 3.000 documenti da 68 paesi del mondo, quindi è un archivio importante e quindi siamo molto contenti di partecipare insieme a Coreom a questo concorso che ormai è alla terza edizione. Le altre edizioni sono stati premiati delle cortometraggi molto belli, il primo mi ricordo dell'Unione Cechi di Prato, l'anno scorso dell'Avis, quindi speriamo che il terzo settore anche quest'anno possa partecipare a questa campagna, perché penso davvero che ce ne sia bisogno, perché la comunicazione sociale non è un marketing commerciale ma si rivolge proprio ai cittadini per invitarli a degli stili di vita diversi e quindi per cambiare in qualche modo la nostra società. Io sono davvero felice di poter presentare questa iniziativa, anzi queste iniziative insieme al Corecom oggi qui. Da un lato la comunicazione sociale e l'importanza che riveste per tante cittadine e tanti cittadini, un'iniziativa che portiamo avanti insieme al CESVOT ormai da diversi anni e che dà il senso anche di un punto di vista differente come regione vogliamo avere. E poi l'altra iniziativa altrettanto importante, che è un modo per sensibilizzare le cittadine e i cittadini sulle truffe che spesso avvengono attraverso i canali informatici, attraverso iniziative come queste. Noi vogliamo dare il nostro contributo per avere una società ancora migliore e per dare ai cittadini tanti strumenti per accorgersi, purtroppo, come dire, che le truffe sono tante e avvengono anche in maniera molto semplice, quasi inosservata.